un'altra tappa fondamentale nella storia del popolo di Israele verso la salvezza, nella sua drammaticità, è stato l'esilio, l'esilio a Babilonia. E il profeta Ezechiele, in questo ultimo passo, prima di entrare nella Settimana Santa, che ci prospetta l'intervento di Dio anche nel momento dell'esilio, quando sono venute meno le speranze, la gioia e la possibilità di toccare con mano la vita promessa da Dio. Manca tutto, non c'è più niente, nemmeno la libertà e l'identità del popolo. Il profeta annuncia la salvezza attraverso l'immagine grandiosa di questa valle di ossa imputridite che invece ritornano a vivere, una risurrezione. Non è ancora la risurrezione che con Gesù sarà assolutamente l'opera meravigliosa di Dio, risorgere per non morire mai più. Qui è un annuncio di speranza, di vita, si potrà tornare in patria perché Dio mantiene la promessa. I versetti che ascoltiamo sono nel cuore di questa visione profetica, dove il Signore chiede al suo inviato di annunciare la speranza così. Perciò profetizza, annuncia a tutto il popolo che è senza speranza. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri. La parola che il profeta deve far risuonare nella mente, nel cuore di tutti i membri del popolo di Dio che sono oramai demotivati, delusi, sfiduciati e anche acquietati, si sono inseriti in quella storia, in quell'ambiente che non è loro, pensando che gli apparterrà per sempre, è una parola di novità, di vita e di speranza. È la risurrezione. Io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe. La tomba in cui sono andate a rinchiudersi, che non consente più loro di vivere e di pensare al futuro. Sei il mio popolo, io ti ricondurrò nella terra di Israele. L'opera di Dio è sorprendente. Anche quando non l'aspettiamo più, Dio, attraverso la presenza forte del profeta, annuncia che egli non si è dimenticato, che riprenderà il rapporto con Israele e che lo riporterà nella terra che è stata consegnata come dono da parte sua. E così riconoscerete che io sono il Signore. La fede. La fede nasce dall'adesione a Dio e dal riconoscere nella propria storia i segni del suo intervento. Io aprirò le vostre tombe, ritorna questa promessa. Vi farò uscire dai vostri sepolcri. Il Signore, per mezzo del profeta, deve ripetere più volte l'opera che egli annuncia e che compirà, e che deve essere già accolta dal popolo prima ancora di vederla, perché la fede non nasce da una dimostrazione, nasce da una adesione a Dio. È un fidarci totalmente di Lui anche nel buio. È la fede che ci illumina per poi poter vedere i segni del compimento della promessa. Come lo farà Dio questo? Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Dunque non è un'opera che Dio compie accanto a quella degli uomini, al di sopra del loro camminare sulla terra strisciando. No, Dio entrerà nella loro storia, fa sempre così. Entra in noi, è il suo spirito che ci permette di vivere. La vita non nasce da uno sforzo, o da un impegno, o da qualche cosa di eclatante che ci viene posto davanti, ma da Dio, solo da Lui. È il suo spirito che, entrando in noi, ci rimette in piedi, ci fa guardare avanti, ci fa sperare. Potrete riposare nella vostra terra e allora sperimenterete concretamente che io, e non altri, sono il vostro Dio. È la parola del Signore che gli ebrei hanno visto realizzata, perché effettivamente sono tornati quelli che hanno accettato dall'esilio nella terra promessa, attraverso un cammino lungo, faticoso, ma concreto, reale. È la parola del Signore che si è compiuta in modo sorprendente
straordinario in Gesù, il crocifisso risorto. È la parola del Signore che si compie anche in noi ogni volta che prestiamo fede alla sua promessa, che accogliamo i profeti che ancora come testimoni della vita si presentano a noi, ci rimettiamo in cammino e seguiamo colui che è venuto per amore del mondo.